Mosca mantiene ancora Gianni Arguglio e ancora in grado di fare il bene splendido. Adesso, ecco, io gli riconosco veramente, come dice Livio, una pastosità nella voce, la voce bella col tempo, perde quei toni leggeri e diventa molto più suadente e fascinosa, dà più input, dà più emozione. E a proposito di personaggi, ho visto che c'è Rosanna Visitano, la vedo sempre con piacere. Ciao Rosanna, fatti bei ricordi, eh? E poi ho dimenticato, c'è mio amico Pierpaolo, che io ringrazio sempre quando viene, mi fa ricordare tante cose belle, del nostro caro poeta Pierpaolo. E poi dobbiamo ringraziare Laura Simoncini, che viene a fare un po' di pubblicità sulla Gazzetta, eh? Da quando è diventata mamma si vede un pochino di me. Comunque, si deve convivere, i figli sono una cosa mia. Ecco, brava Paola, sono proprio contenta. E allora adesso passiamo la parola al professor Enrico Bono. In questi appuntamenti vi ho sempre parlato del professor Enrico Bono e di quelle sue magistrali conferenze sul caretto siciliano. Quando per il divano si di Taormina, Giuse in effetti ha organizzato delle belle manifestazioni a Taormina e abbiamo avuto il piacere, sì, quanti anni fa? Franz? 15 anni? Ancora non lo ricordo. E, perché è stata una bella, c'era sempre Orazio con il gruppo, che mi ricordo sempre, è stata una manifestazione bellissima. E allora passiamo la parola al professor Franz Piccolo. Grazie. Gianni Arturio che questa sera mi dà l'occasione di riparlare di un tema a me caro, in quanto in passato me ne sono occupato in maniera specifica, soprattutto dal punto di vista etnoantropologico, per quanto riguarda il caretto siciliano che insieme all'opera dei Pupi, ai Pupi, certamente rappresenta uno dei simboli più significativi della sicilianità conosciuti in ogni parte del mondo e che per noi siciliani rappresentano ancora oggi, come vediamo nell'opera di Gianni Arguglio, un motivo di radicamento nelle nostre tradizioni, nella nostra cultura. E in questo senso vorrei preliminarmente, nel breve spazio di 10 minuti, un quarto d'ora al massimo, di ricordare un aspetto sottaciuto, cioè la presenza che peraltro è stata qui accennata da chi mi ha preceduto nel dire, e cioè della presenza della nostra città che alternativamente viene indicata come una città senza memoria, senza tradizioni, senza radicamento, di personaggi come il poeta Nino Ferrau, che pur non operando normalmente nell'ambito del dialetto siciliano si è occupato diffusamente delle tradizioni popolari siciliane, ma ancora meglio dopo il caro Gianni che qui festeggiato stasera che ha celebrato il suo lavoro, il suo impegno, vorrei ricordare come è già stato fatto anche l'impegno pluriennale, possiamo dire anche se si tratta di una signora, però di Rosa Gazzara Siciliano che ha operato nell'ambito del dialetto traducendo opere impegnative che hanno fatto sì che la nostra lingua venisse esportata al di fuori dei confini isolani. Ed infine, certamente non l'ultima, ma forse la più pregnante tra le vestali della nostra tradizione poetica e letteraria sotto il profilo della poesia popolare, che è la carissima e inimitabile Maria Costa, che è veramente un'icona della nostra cultura popolare, un'icona vivente, speriamo che viva ancora a lungo, perché è certamente un monumento culturale della nostra
ancorché indicato come tale, però non gli è stato dai limiti istituzionali, ahimè, ancora riconosciuto. Ma questo capita spesso, che i meriti, non, soprattutto nella nostra città, i meriti non sempre sono riconosciuti. Ma di questo ce ne troviamo, ma non tanto, perché abbiamo la fortuna di apprezzare frequentemente quella che è la sua straordinaria produzione. Quindi in quest'ambito, che aveva visto, come è stato ricordato in precedenza, operare in città poeti della levatura di Tommaso Cannizzaro, che non a caso il professore Cuginotto può confermare che era in corrispondenza vita con Vittor Hugo, quindi certamente non era un poeta e un letterato provinciale, ma che si occupò in maniera significativa delle tradizioni popolari siciliane e messinesi in particolare. Ma dopo di lui, in tempi più recenti, va ricordata l'opera di Van Antò, Salvatore di Giacomo, che insegnò proprio storia della letteratura delle tradizioni popolari all'Università di Messina. Quindi non sono mancati certo i mentori di una cultura che certamente non è mancata anche nella nostra città. E proprio in questa direzione vorrei specificare come il Carretto, che è notoriamente attribuito a botteghe solitamente palermitane o catanesi, ebbe la nostra città una propria produzione distinta, una terza tipologia che ahimè è rimasta disconosciuta perché non c'è stato chi se ne sia occupato in maniera puntuale. Ma nella nostra città, prima del terremoto, ma anche dopo il terremoto, venivano prodotti carretti da carnatori che operavano soprattutto nelle vie di accesso alla città, cioè via Palermo e via Catania, ma anche in altre contrade, e che diedero luogo alla produzione di manufatti di grande qualità che, ripeto, pur rimanendo disconosciuti, attestano la presenza messina di carnatori di grande qualità. E ancora vorrei aggiungere che questo carretto, e quindi la figura del carrettiere, che è stata certamente ben tratteggiata dal professore Cuginotta, che assurgono, come dicevo, a simbolo della sicilianità. Il carrettiere esiste come figura, anche se noi lo vediamo in maniera quasi mitica, radicata nella nostra realtà fin da tempi remoti. Esiste in realtà a partire dalla prima metà dell'Ottocento, perché il carrettiere è certamente collegato alla viabilità dell'isola, che fu realizzata nella maniera in cui la conosciamo ancora oggi, cioè con le strade carrozzabili, solo all'inizio dell'Ottocento, con un impegno da parte del governo borbonico che cercò di creare una rete attraverso quelle che erano state le regge trazzere di viabilità carrozzabile che consentisse di raggiungere i vari centri dell'isola con dei mezzi di trasporto su ruota, mentre per il passato i grandi viaggiatori del Grand Tour, quelli che hanno costituito un ulteriore filone letterario per la descrizione della nostra terra, si spostavano sulla vettiga alla siciliana, che era una carrozza per due o quattro posti, sostenuta però da due stanghe portata da due muli, due cavalcature, proprio perché non c'era la possibilità di utilizzare le ruote nel superamento dei passi e delle alture che erano superate a gradoni, quindi non consentivano l'uso della ruota. Quindi la figura del carrettiere, che noi immaginiamo essere sempre esistita, in realtà
inizia ad essere presente nella nostra terra a partire dai primi decenni dell'Ottocento. Però in questo breve spazio il carpentiere, per la sua straordinaria personalità, è stato capace di imporre questa figura malandrina, comunque gagliarda, che ha ispirato poi melodrammi, come sappiamo, per la cavalleria russicana, o altre opere letterarie, proprio perché nel carrettiere un po' si impersonava lo spirito spavaldo del siciliano, del giovane siciliano, che non aveva paura di attraversare territori desolati, che non aveva paura di viaggiare di notte quando la sicurezza stradale certamente non era ottimale e che quindi affrontava i rischi senza timore. Quindi così come per l'epopea cavalleresca rappresentata nell'opera di Cubi, nell'ambito del carretto e del carrettiere possiamo leggere una trasposizione di quelli che sono i prototipi dell'uomo siciliano, e questo viene ben valorizzato nell'opera di Gianni Arcurio, che con queste canzoni, dalla struggente malinconia ma anche dall'appassionato amore dedicato alla propria donna, che spesso vede lontano proprio per il mestiere che fa, che lo porta a stare lontano da casa, esalta questo sentimento, questa passione, ripeto, impersonando un po' il carattere del siciliano. Quindi un aspetto che poi si ricollega allo strumento che lui utilizza, che è uno strumento di lavoro, perché il carretto serviva per trasportare solitamente derrate alimentari o addirittura pietre o sabbia o cose di poco conto, e quindi non avrebbe certamente meritato l'attenzione di artisti come il cardatore, che provvedeva al lavoro dei ferri e del legno, e soprattutto dei pittori che decoravano ogni parte del carretto, rendendo, come oggi è visto, quasi un simbolo della sicilianità, una sorta di horror barbi di derivazione classica che fece sì che progressivamente questo carretto venisse sempre più decorato, creando delle vere e proprie scuole pittoriche, come quella detta in stile bizantino, che attingeva a quelli che erano i prototipi che il pittore poteva vedere per esempio nei mosaici di Monreale. Non a caso questo stile si sviluppa in area palermitana. Quindi uno strumento di lavoro che diventa quasi un'opera d'arte e che percorre il territorio, anche qui testimoniando questa sensibilità particolare del popolo siciliano di voler rendere artistico anche quello che era un normalissimo strumento di lavoro, perché i carretti esistono in ogni parte d'Italia, buona parte delle regioni del mondo, però il carretto siciliano trova riscontro solo in alcuni esempi che si possono ritrovare in Turchia, in particolare nella regione della Cappadocia. E quindi una identificazione, anche in questo caso sotto il profilo artistico, con il carattere particolare del nostro popolo, e anche in questo caso vediamo che Gianni Arcurio assimila questa lezione nella copertina, oltre al titolo Madrigalis, che è stato ben chiarito, indossa quelli che sono gli abiti della tradizione popolare siciliana, cioè il giubbetto, il gilet, l'antropone di velluto, la coppola, oltre che la frusta, che accompagnava quasi
canto, l'inizio del canto del carrettiere che partiva dallo scoppiettare della frusta che era uno dei suoi elementi di difesa, come il coltello che è diventato anche questo simbolo di sicilianità, perché viaggiando di notte e affrontando i rischi di chi attraversava territori non protetti, il carrettiere necessariamente si dotava di un coltello da chiama da coltello a serramani, che nelle varie versioni poteva essere di 16, 25 o addirittura 40 centimetri aperto, sottile e tipico della nostra regione, perché prodotto in maniera specifica e con un'accortezza che lo rende unico tra i coltelli d'Europa, perché i siciliani, da persone intelligenti, consentitemelo, inventarono il modo di bloccare la mano, perché il coltello a serramanico l'avevano sperimentato anche altrove, soprattutto in Lazio, nel Napoletano, nei Calabresi, però aveva il difetto che la lama, una volta aperta durante il duello, poteva essere richiusa con un colpo destro e con la conseguenza che avrebbe ferito la mano di chi lo impugnava. Invece i siciliani, con un esperimento che poi avevano creato un'unghia che bloccava, aveva un cappelletto che quando si doveva chiudere si alzava, ma altrimenti bloccava la lama e impediva che l'avversario desse il colpo rovescio e facesse chiudere la lama. Quindi anche in questo i siciliani si distinsero nel mondo, ripeto, manifestando quella genialità che del resto è ben nota. Quindi tutti questi elementi, ripeto, il temperamento del carrettiere, il tipo di strumento di lavoro attrezzato con queste pitture, con i lavori della caccia di fuso, e per quanto riguarda la musicalità, con le bussole, erano diciamo delle basi che evitavano consumo della ruota, dell'interno della ruota dove si metteva l'asse, e la bussola era più tona e quindi ammortizzava, era una specie di ammortizzatore, diciamo così, che però se modulato in una certa maniera produceva un suono particolare che dava musicalità al procedere e all'incedere del carretto, musicalità che era accompagnata anche dall'impiego delle cianciane, che erano dei campanelli che venivano messi nel pettorale o nel vasto del cavallo, che con l'andamento dell'animale modulavano un certo suono che serviva da sottofondo al canto del carrettiere. Quindi un complesso di circostanze che rendevano questo incedere del carretto e del carrettiere, qualora questo avesse cantato, rendendolo di grande fascino, di grande fascinazione, tante che le donne, giovani donne, non erano insensibili a questa musicalità del carrettiere e alla sua spavalderia. Ora, tutte queste circostanze sono veramente esaltate in questo nastro modernissimo, ma che si rifà a una nobile tradizione del nostro popolo che è stata esaltata in maniera magistrale da Gianni Acurio, che non è certamente nuovo a queste imprese, al quale io insieme a tutti voi penso possiamo fare milioni di